Ben trovati con una nuova edizione del TG di TRM H24. In primo piano l'ex Ilva Taranto. Non ci sono ricadute sulla qualità dell'ambiente e quanto dichiarato da ARPA Puglia dopo le analisi effettuate a Taranto a seguito di due emissioni di nubi rosse dallo stabilimento ex Ilva. Ascoltiamo. Non ci sono significative ricadute sulla qualità dell'area ambientale e quanto emerge dalle analisi effettuate dall'ARPA Puglia, che ha svolto verifiche nello stabilimento ex Ilva a seguito della fuoriuscita di due fumi rossastri nella giornata del 3 gennaio. L'episodio è avvenuto nei pressi dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto e le nubi erano visibili anche all'esterno. In una nota l'organo tecnico regionale ha dichiarato che nel periodo in esame, dalle 9 alle 10.30 del 3 dicembre, sono avvenute due emissioni non convogliate con fuoriuscite di fumi rossastri dalle pareti laterali e dal basso, oltre che dal tetto di un capannone, conseguenti allo sversamento di ghisa liquida durante il caricamento nel convertitore. I due eventi sono stati consecutivi per caricamenti su due diversi convertitori. È anche stato effettuato un approfondimento, viene rilevato sempre dall'ARPA, dei dati orari di monitoraggio della qualità dell'aria registrati nelle ore in cui si è verificato l'evento emissivo, sia all'esterno che all'interno del perimetro dello stabilimento, a confronto col giorno precedente, ma anche con quello successivo. I dati considerati sono quelli delle centraline presenti nell'area del comune di Taranto e nelle centraline di Acciaierie d'Italia. L'analizzatore del PM10 della centralina, in modo particolare del rione Tamburi, non ha superato il valore limite giornaliero. In tutte le altre, sia interne che esterne, gli andamenti degli inquinanti sono privi di variazioni anomale e non mostrano significative ricadute sulla qualità dell'ambiente associabili all'evento emissivo. La cronaca: Cosimo Ciro Giannini, poliziotto di 51 anni, ha perso la vita mentre stava percorrendo via Telesforo a bordo della propria auto a Foggia. Ha accusato un malore intorno alle ore 22 di ieri, venerdì 5 gennaio. I passanti hanno lanciato subito l'allarme, ma all'arrivo del personale sanitario del 118 il 51enne era già in gravissime condizioni. A nulla sono valse le operazioni per rianimarlo. E il professore Vincenzo Amorese non ha mai avuto comportamenti molesti in classe con gli studenti. Lo ha stabilito il Tribunale di Bari, che ha archiviato il procedimento nei confronti del docente dell'Istituto Ettore Majorana di Bari, che il 23 settembre del 2022 fu aggredito dal padre di un'alunna adolescente. La notizia è riportata da alcuni quotidiani locali. Il padre dell'alunna si recò a scuola per aggredire il professore. Dopo che sua figlia, hanno ricostruito le indagini, gli inviò un messaggio sul cellulare parlando di attenzioni ricevute dal docente. Secondo quanto accertato, la sedicenne quel giorno invece aveva ricevuto una nota perché, come denunciato anche dal docente, aveva incitato i suoi compagni di classe a non seguire le lezioni. I video e i racconti di alcuni professori testimoni hanno confermato la dinamica dell'aggressione, ora contestata al padre 35enne dell'alunna. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, la procura ha chiesto un rinvio a giudizio per i reati di interruzione di pubblico servizio e lesioni. E parliamo ancora di scuola. In Basilicata si accende il confronto dopo l'approvazione del piano scuola. Il governatore Bardi e l'assessore Casino difendono le scelte fatte. Abbiamo operato con grande equilibrio. I presidenti delle due province, Marrese e Giordano, annunciano invece battaglia, tagliato il futuro dei giovani. La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il piano annuale del dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa regionale 2024-2025. 58 sono le sedi dirigenziali assegnate alla provincia di Potenza, 28 alla provincia di Matera, 17 accorpamenti operati sugli istituti comprensivi, 7 invece quelli che hanno interessato gli istituti secondari di secondo grado. E sul piano scuola, a poche ore dall'approvazione, subito bufera. Al centro della polemica quello che è stato definito smembramento di alcuni istituti in cui insisteva da decenni una dirigenza scolastica. La logica del buon padre di famiglia è la linea adottata per provare a limitare i danni derivanti dalla decisione di non decidere adottata dai presidenti delle province di Potenza e Matera, ha subito precisato il governatore Bardi. Abbiamo operato con grande equilibrio e senso di responsabilità, ha commentato invece l'assessore all'istruzione, Casino. I due presidenti, Giordano e Marrese, hanno invece fin da subito tuonato sulle scelte della regione, chiedendo
crescendo fino anche alle dimissioni del governatore Bardi e dell'assessore Casino. Tagliato il futuro dei giovani e della regione, hanno sottolineato. Un attacco definito strumentale invece dal coordinatore provinciale di Forza Italia di Potenza, Vincenzo Taddei. A difendere l'operato della regione è sceso in campo anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Tommaso Coviello. Negativo il commento del segretario del Circolo d'Italia Viva a Potenza, Bruno Saponara, che ha definito scellerata la scelta di accorpare l'agrario di Potenza all'alberghiero di Sant'Arcangelo con spostamento della dirigenza presso quest'ultima sede. Situazione analoga anche per l'Istituto Pitagora di Montalbano Ionico, sede di dirigenza da decenni, privato della sede distaccata di Nova Siri e accorpato all'Istituto Fortunato di Pisticci, in base alla proposta di redistribuzione presentata dal consigliere regionale pisticcese Rocco Fuina. Il comune di Montalbano, in cui è sindaco il presidente della provincia di Matera, Marrese, ha annunciato un ricorso immediato al TAR e una mobilitazione che in queste ore sta trovando eco nella reazione unitaria incredula di docenti, famiglie e studenti. Avevamo i numeri, li abbiamo sempre avuti, avvertono. Anche il sindaco di Tursi, Salvatore Cosma, ha annunciato battaglia sul piano scuola che ha di fatto spostato la dirigenza del comprensivo da Tursi a Valsigni e quella dell'istituto Manlio Capitolo a Policoro. E si è rinnovato l'appuntamento con il regalo sospeso organizzato dall'UNICEF per i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale San Carlo di Potenza. Un'epifania di solidarietà grazie alla rinnovata collaborazione tra la Clementoni e l'UNICEF, che anche quest'anno hanno dato vita all'iniziativa dal nome Regalo Sospeso. Si tratta di un cofanetto composto da un activity book, un puzzle, delle carte memo, stickers adesivi ideate dallo street artist romano Marione, che è stato donato ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale San Carlo di Potenza. Sono stati 15 bambini ospiti nella struttura ospedaliera ad aver ricevuto questi speciali cofanetti regalo dedicati al tema dei diritti dell'infanzia dalle mani del presidente del comitato provinciale UNICEF di Potenza, accompagnato da due giovani volontari del servizio civile universale sui diritti dei bambini nelle scuole nella provincia di Potenza. È il quarto anno che siamo qui all'ospedale San Carlo e al reparto pediatria e quest'anno abbiamo anche il piacere di entrare direttamente nel reparto a consegnare questo regalo sospeso UNICEF Clementoni. 180 persone della Basilicata hanno donato 10 euro. Queste scatole diventeranno quaderni, penne, matite, vaccini per i bambini dell'Africa e dell'Asia e in modo particolare in questo momento siamo impegnati come UNICEF con Gaza e con tutto quello che sta avvenendo, che è qualcosa che deve assolutamente finire al più presto possibile, perché i bambini sono le prime vittime di questo eccidio. L'iniziativa servirà inoltre a garantire a tanti bambini in difficoltà in diverse aree del mondo accesso all'istruzione. Noi siamo molto contenti di questi segnali di vicinanza che le associazioni riservano ai bambini che sono ricoverati in ospedale nei periodi di ferie, adesso è periodo di Befana, quindi sono sicuramente doni sospesi, come chiamano loro, molto ben graditi dai nostri bambini. E parliamo ancora delle iniziative legate all'Epifania. Come di consueto, la WISP Bari ha consegnato per l'Epifania alcuni doni ai ragazzi dell'Istituto di Pena per Minori Fornelli a Bari. Quest'anno la riflessione sul tema dei femminicidi. Rimediare i propri errori e ricominciare si può, è il messaggio ribadito all'Istituto Penale per Minorenni di Bari Fornelli in occasione dell'ormai consueta iniziativa dell'Epifania organizzata dalla WISP, una consegna simbolica di doni e calze che quest'anno, oltre a un messaggio di riscatto, porta con sé anche un invito alla riflessione sul dramma dei femminicidi. L'appuntamento del 6 gennaio è un appuntamento canonico perché si colloca a chiusura della carrellata di iniziative che la WISP ormai da 20 anni porta all'interno dell'Istituto Penale Minorile. Abbiamo pensato di donare l'iconica calza della Befana ai ragazzi. Alla presenza delle istituzioni, quindi facendo una sorta di chiacchierata collettiva, amicale, facendo una riflessione, un bilancio, abbiamo voluto donare le calze della Befana in buste particolari dove accanto al nostro logo c'è proprio un messaggio sentito e che è quello che la WISP vuole portare all'interno del Fornelli, vale a dire invitare tutti alla tutela delle donne. La presenza delle istituzioni simboleggia, dice il sindaco di Bari Antonio De Caro, il maggiore coinvolgimento che anche gli enti devono avere nel percorso di crescita di tutti i ragazzi. È un modo, attraverso la presenza del sindaco, di testimoniare
testimoniare la presenza della comunità, perché se i ragazzi hanno sbagliato, essendo così giovani, non può essere solo colpa loro, è anche colpa della comunità, e la comunità oggi viene qui a salutarli. Il giorno della Befana, un giorno di festa soprattutto per i più piccoli, è un modo per dire loro che c'è una possibilità di riscatto, di capire di aver sbagliato e di poter recuperare il rapporto con la comunità, un rapporto che purtroppo si è lacerato. Andare oltre gli accadimenti per una nuova Epifania di Foggia, lo afferma il nostro TG Don Mimmo Mucciarone, sacerdote di riferimento per i giovani foggiani. Nelle immagini la sfilata storica di ieri sera con i Re Magi per le vie centrali di Foggia. Ci può essere o ci deve essere un'Epifania anche per Foggia? Ci deve essere nella misura in cui l'Epifania è quello che è manifestazione, quindi manifestazione di noi sicuramente, ma anche l'accoglienza di una manifestazione che è cambiamento, questo è fondamentale. Lei è molto amato dai giovani, in cosa devono cambiare i giovani? In cosa devono essere Epifania i giovani foggiani? Se l'Epifania prende senso, in un certo senso, da quella che è la stella che seguono i Magi, se la stella significa desiderio, e accendere sempre in noi stessi questo desiderio. Se i desideri e i sogni si spengono, è finita la gioventù, ma anche l'adultità, oserei dire, insomma. Lei ha fatto una nota durante il periodo natalizio, ha detto viviamo di amore, diamo amore. È intorno a questo che si può pensare un riscatto anche di Foggia? Sicuramente, nella misura in cui l'amore significa manifestarci per quello che siamo, senza maschere. Quando dai te stesso, dai sempre ciò che è verità, e la verità è anche amore. Generosità, carità, solidarietà. Ma ha ancora un senso l'Epifania al giorno d'oggi? Ha senso nella misura in cui ci sentiamo e siamo in cammino, perché l'Epifania poi in fondo significa che questi Magi che rappresentano l'umanità si mettono in cammino, e camminare significa ricercare, ma non in un senso superficiale, andando in profondità, e chi va in profondità trova sempre un tesoro che poi alla fine per noi è Gesù Cristo, insomma. L'apporto spirituale aiuta e deve aiutare, va recuperata forse anche la tenuta sociale di questa città, di questo territorio. Sì, una tenuta sociale che deve essere comunque partendo anche dagli accadimenti. Ultimamente abbiamo vissuto degli accadimenti non proprio belli, non da ultimo Franca, anche la tabaccaia, no? E ho avuto questa impressione che tutto sia spento dopo l'accadimento, invece deve metterci in cammino, in movimento, ed è questo quello che serve a Foggia. Cioè non lasciare che certe cose accadano e si dimentichino, ma che accadano e poi provochino anche ad una rinascita della città, della chiesa, di tutto. Questa mattina presso la chiesa di San Pietro Caveoso la Befana ha incontrato anche i bambini e i ragazzi delle comunità materane. Presso il salone della parrocchia di San Pietro Caveoso, grazie all'impegno dell'Associazione Poveri Cavalieri di Cristo, dell'Ordine dei Servi di Maria e della Confraternita di Gesù Flagellato e della stessa parrocchia, un appuntamento rivolto ai bambini e ragazzi ospiti nelle comunità materane. Sono 66 e 5 mamme, e anche a tutti coloro che hanno voluto incontrare e conoscere la Befana. Una calza, un dono, un sorriso e una foto benagurante per un incontro che avviene una volta l'anno. Questa iniziativa è rivolta soprattutto ai bambini e ai ragazzi che sono ospiti nelle comunità. Quelli che possono venire verranno qua e saranno assieme a noi a partecipare alla festa. Gli altri, quelli più piccolini, quelli raffreddati, andremo noi pomeriggio a trovare. La Befana si dice che in realtà i Re Magi hanno avuto le notizie di dove si trovasse Gesù bambino da una vecchietta che sarebbe la Befana, e loro hanno portato il dono. Ecco perché si sono unite le due feste, e noi daremo i doni ai bambini come Re Magi hanno fatto con il bambino Gesù. Questo è lo scopo nostro. E poi un'altra cosa in più è quello di far ricordare che a Matera ci sono 66 bambini e ragazzi che sono invisibili. E noi li vogliamo ricordare, perché sono bambini e un giorno saranno uomini, e anche loro hanno diritto di festeggiare e divertirsi. Il turismo, pochi stranieri negli agriturismi pugliesi durante le festività natalizie, ma la ristorazione in campagna ha fatto invece sold out.
Pochi stranieri in Puglia in queste feste natalizie è il dato messo in evidenza da Confagricoltura Puglia. La presenza di turisti stranieri negli agriturismi pugliesi ha registrato infatti un calo significativo rispetto agli anni precedenti, a causa delle poche iniziative promozionali e culturali organizzate dal territorio. È andata bene invece la ristorazione nelle masserie e nelle dimore di campagna, dove si è registrata una buona affluenza e il sold out nei giorni tipicamente rossi di Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno e Befana. Per Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Puglia, e Giovanni Scianatico, presidente di Agritourist Puglia, il calo di attrattività è un dato preoccupante che evidenzia la necessità di rilanciare il settore turistico pugliese, valorizzando le sue potenzialità e la sua diversità. L'evoluzione delle preferenze dei turisti è evidente, proseguono, non più l'approccio tradizionale di affollate adunate, ma un interesse crescente per luoghi meno affollati e itinerari fuori dalle rotte turistiche convenzionali. Dai dati emerge che c'è una chiara spinta verso un turismo più intimo e su misura, dove il relax e la tranquillità sono protagonisti. E concludono, anche le nostre previsioni per il 2024 indicano un fortissimo interesse per il turismo rurale, ma se la Puglia vuole giocare un ruolo importante non solo d'estate, deve ampliare la propria offerta di eventi invernali. Solidarietà e prevenzione, torna a Bari un piano forte per strada, super ospite Albano. Prevenzione, torna Bari, un pianoforte per strada, l'iniziativa non stop di performance per la solidarietà organizzata dall'associazione FPS Arte e Cultura. Per il terzo anno Via Argiro si trasforma in un teatro a cielo aperto e anche quest'anno ha partecipato Albano. Fare del bene fa bene alla salute. Un'emozione cantare per strada. È molto bello, onestamente è una dimensione totalmente diversa. Accompagnato da tanti noti musicisti pugliesi, il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto si è fatto promotore dell'iniziativa che punta a raccogliere fondi in favore di due associazioni di volontariato. Incontra chi assiste le famiglie bisognose e senza fissa dimora e una stanza per un sorriso che organizza invece screening contro le malattie tumorali e realizza parrucche per le pazienti oncologiche. Siamo qui per due associazioni importantissime che vogliono semplicemente abbracciare la città in un gesto di generosità. L'associazione Incontra, che si occupa di senza tetto, vi assiste nella quotidianità, dal cibo all'essenziale. E l'associazione Una Stanza per il Sorriso, che si occupa di pazienti oncologici, soprattutto di donne, che non hanno la possibilità di comprarsi delle parrucche in chemioterapia. Quindi diciamo due associazioni importanti che nel quotidiano svolgono un lavoro oscuro e che è giusto mettere alla luce, portare alla luce. Questo io cerco di fare, faccio un po' il traghettatore, lo faccio volentieri. Mi sembra giusto mettersi per strada per questo. E ringrazio tutti gli amici, dagli artisti ai cosiddetti sponsor, ma sono amici pure loro, che hanno contribuito a questa iniziativa. Di là abbiamo adesso Gianni Ciardo, Boccasile e Maretti, Paolo Repro col Coro del Faro, Gaia Gentile, Nicolò Pantaleo, insomma abbiamo tantissimi artisti bravi, di livello, di qualità. Vuol dire che la generosità non è semplicemente un'opinione, delle volte è una realtà. Io sono molto molto contento. E torniamo alla cronaca con una notizia appena arrivata in redazione. È stata ritrovata senza vita Giulia Maffei, la donna di 57 anni, scomparsa 3 giorni fa a Modugno, in provincia di Bari. Il suo corpo è stato rinvenuto non lontano da un casolare diroccato nelle campagne della città dal gruppo impegnato nelle ricerche. Non si esclude che la donna abbia potuto compiere un gesto estremo. È atteso l'arrivo sul posto della dottoressa Sara Sablone dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari a denunciare la scomparsa della 57enne che faceva l'insegnante di sostegno nella scuola secondaria di primo grado Casavola di Modugno. Erano stati familiari preoccupati dal mancato rientro della donna. Sul luogo del ritrovamento ci sono gli agenti della polizia locale e i carabinieri che indagano sull'accaduto. E continuiamo con il nostro TG. Il volume è l'autobiografia del partigiano Alessandro Vaia. Alla presentazione ha fatto seguito un dibattito. Vediamo.
Militante e dirigente comunista, Galeotto nelle carceri fasciste, comandante partigiano della resistenza nel centro-sud Italia fino ad assumere la direzione del comando Piazza, che contribuì in maniera determinante alla sconfitta del fascismo il 25 aprile del 1945 a Milano. Tra i fondatori dell'ANPI fu costruttore del PCI in clandestinità prima, poi nell'immediato dopoguerra e fino agli anni 70, diventando uno dei dirigenti nazionali più autorevoli e prestigiosi del movimento comunista italiano. In sintesi, la storia di Alessandro Vaia, la cui vita è stata raccontata in un libro dal titolo Da Galeotto a Generale. Il volume è stato presentato nella sede della CGIL di Potenza in un confronto e dibattito organizzato in collaborazione con la sezione dell'ANPI provinciale e dall'edizione Rapporti Sociali, che hanno stampato il volume. Un'occasione che è diventata spunto di riflessione sull'attualità e sull'antifascismo di oggi. Lo spirito di questa iniziativa è quello di fare una discussione, perché i temi della battaglia allora sono i temi che, in modo diverso ovviamente, noi ci ritroviamo, come dire, a riproporre rispetto a un governo di destra che sta facendo delle politiche di arretramento dei diritti sociali del nostro paese. Alla presentazione sono anche intervenuti il segretario generale dello SPI-CGIL Basilicata, Angelo Summa, Antonio Cosentino dell'ANPI provinciale Potenza, Igor Papaleo, direttore di edizioni Rapporti Sociali, e Piero Scutari, figlio della partigiana Bruna Dradi, cui è dedicata la sezione provinciale potentina dell'Associazione dei Partigiani. La testimonianza che mi ha lasciato mia madre effettivamente la ritrovo molto in questo libro, perché è la testimonianza di persone, di giovani, di donne, di uomini che hanno veramente combattuto e hanno messo a rischio la loro vita per un ideale di libertà, per la speranza di una società più giusta, più equa. Altra Etta di Bitonto, il nuovo spettacolo di Raffaello Tullo con l'Orchestra Filarmonica Pugliese. Una serie di sketch in bilico tra solennità e comicità. Vediamo. Un binomio inusuale e una prima volta assoluta per uno spettacolo che coniuga cabaret e narrazione scenica, musica classica e reinterpretazioni pop. È Sconcerto, il nuovo spettacolo di Raffaello Tullo, andato in scena in anteprima al Teatro Traetta di Bitonto e in replica il prossimo 20 gennaio allo Showville di Bari. La performance fa il verso alla Sinfonia Concertante di Mozart. L'autore, noto per essere frontman del Rimbam Band, non è solo sul palco. Insieme a lui i musicisti dell'Orchestra Filarmonica Pugliese, che per una sera si troveranno letteralmente in balia di un direttore decisamente sui generis. Devo dire, mi sono tanto divertito, e se mi sono divertito è perché dietro avevo dei ragazzi, dei musicisti, dei maestri davvero eccezionali che si sono messi in gioco come pochi altri professionisti riuscirebbero a fare. Quindi venite a vedere Sconcerto, perché la vostra seconda chance è 20 gennaio, sabato 20 gennaio a Showville a Bari. Tullo veste i panni del disturbatore con estrema disinvoltura. Il risultato è una serie di sketch esilaranti in bilico tra solennità e comicità. Sconcerto è un mix tra musica e teatro in grado di declinare stili, registri e linguaggi diversi, nel segno di quella leggerezza a cui Tullo ci ha ormai abituati. Come da tradizione, ogni 5 gennaio a Montescaglioso rivive l'atteso appuntamento della notte di Cucibocca, un rito unico nel mezzogiorno con protagonisti dei curiosi personaggi. Vediamo. Non poteva che essere la nebbia fitta a fare da cornice alla notte dei Cucibocca a Montescaglioso. Un paio di occhiali realizzati con bucce d'arancia, la folta barba bianca, il grande cappello ricavato da un disco di canapa usato nei frantoi e poi un lungo mantello nero rendono irriconoscibili questi strani personaggi che si aggirano misteriosi tra le vie della città, accompagnati dal suono dello struscio della catena stretta alla caviglia e con un lungo ago tra le mani. Se da un lato il gesto simbolico di cucire la bocca segna la fine di un lussuoso pranzo di Natale, dall'altro le eccentriche figure incutono timore ai bambini affinché si mettano a letto lasciando via libera alla Befana che porterà i suoi doni. L'evento è stato promosso dalla Proloco di Montescaglioso e dal Comune. Quest'anno è durata circa 3 mesi tutta l'organizzazione per questo grande evento e abbiamo proprio deciso di allungare la giornata del Cucibocca anticipando qualcosa al 4 di gennaio, mantenendo sempre ferma la giornata del 5 e la mattina del 6 allungandola con l'uscita da mattutina e il rientro del Cucibocca in cantina. Un rito antichissimo dal forte valore demoantropologico unico nel mezzogiorno, tra
aspetto identitario della comunità montese da preservare e promuovere in un'ottica di turismo culturale destagionalizzato. Grazie a questa collaborazione, a questa idea, diciamo, della Proloco di fare più giornate, stiamo avendo grandi riscontri turistici appunto per questo ponte dell'Epifania, e che è il volano turistico appunto su cui puntare e su cui sicuramente l'amministrazione insieme appunto con la Proloco punterà anche per il futuro. Veniamo da Bari e è bellissima, poi soprattutto per i bambini, erano super emozionati e è stato molto bello. Come sono i Gucci Bocca Amore? Belli! Belli! A chiudere la serata, la musica popolare del gruppo folk Amari Mai. E rimaniamo in Basilicata, a Rivello, aspettando l'Epifania, il concerto che ha portato in scena il coro di Tursi. Il ricco programma di appuntamenti promosso in provincia di Potenza, nel suggestivo borgo di Rivello, porta in scena anche un momento pensato per allietare l'attesa dell'Epifania. Venerdì sera in scena il concerto Aspettando l'Epifania del coro polifonico Regina Anglonensis della città di Tursi, diretto dal maestro Francesco Muscolino, accompagnato dall'organista Samuele Di Filippo. Questa occasione ci permette anche di poter dare voce, far parlare anche e soprattutto quelle che sono un po' le tradizioni di questa comunità, lo spirito di questa comunità, il sentire di questa comunità che sente forte, e questo lo vediamo non soltanto in queste circostanze, soltanto di concerti natalizi, lo vediamo anche attraverso le rappresentazioni che sono state fatte, perché non è l'unica iniziativa che è stata, diciamo, programmata in questo periodo natalizio. Ci sono state altre iniziative non promosse dalla parrocchia ma dall'amministrazione comunale o dalla Proloco, che certamente fanno capire un po' quella che è l'indole specifica di questa comunità, che sente forte lo spirito del Natale. Un'occasione per favorire ancora una volta occasioni di vita comunitaria nel periodo più magico dell'anno. Quando ci siamo presentati nel 19, nel programma dell'amministrazione che andavamo a offrire ai nostri concittadini, uno dei punti qualificanti era quello di aumentare, di favorire la cultura. Le manifestazioni invernali sono iniziate l'8 dicembre con un evento sull'assaggio del vino, poi sono proseguite nel periodo natalizio con il presepe vivente e altre manifestazioni fatte sia dalla Proloco, organizzate sia dal comune della Proloco che dalla parrocchia. Queste manifestazioni sono importanti appunto per favorire e aumentare quindi il turismo locale. Ed era l'ultima notizia del nostro TG, grazie per averci seguito e a tutti voi buona Epifania.